Jonah Berger nel suo libro Contagious ci fa un esempio. Allora, noi siamo fermi, siamo dei pedoni, fermi al semaforo, aspettiamo il verde e a un certo punto con il rosso bel bello una persona attraversa. Berger dice, se questa è una persona vestita in maniera trasandata e poco curata, difficilmente qualcuno la seguirà. Anzi, ci chiederemo, ma cosa fa? Vuole farsi investire quest'idiota? Se invece si tratta di una persona vestita in maniera elegante, distinta, degna della nostra fiducia, allora forse qualcuno lo seguirà, forse ci chiederemo, ma siamo noi gli imbecilli a rimanere fermi con il rosso, magari potremmo passare, potremmo arrivare prima. Vi ho raccontato questo aneddoto tratto dal libro di Berger perché un libro si sceglie dalla copertina. Se un libro è ben vestito, noi lo seguiamo anche attraversando con il rosso. A questo punto vi racconto una mia esperienza personale di copertine e libri. E anche con le esperienze personali che possiamo farci un'idea di quello che ci circonda, del mare in cui stiamo navigando. Allora, io mi trovo di fronte alla vetrina di questa libreria, mia moglie era dentro che faceva degli acquisti e fra 100 libri ne vedo uno in particolare che attira la mia attenzione. E la attira talmente da farmi sporgere la testa dentro la libreria e chiedere a mia moglie di aggiungere agli acquisti anche il libro The Game di Alessandro Baricco. Allora, devo ammettere innanzitutto di non aver mai letto prima un libro di Alessandro Baricco. Me ne pento, visto il piacere che ho tratto da questo libro qua. Però, diciamo, la mia scelta fra 100 libri, la scelta di questo libro qua, non era dettata dall'autore, questo volevo dire. Ad ogni modo, non sapevo di cosa parlasse il libro, mia moglie esce dalla libreria, io mi guardo il retro della copertina, dico, caspita, potrebbe davvero interessarmi. Allora nei giorni seguenti inizio a leggerlo ed effettivamente è proprio il libro, il genere di libro che mi piace leggere. Scritto molto bene, parla di tecnologia, parla di internet, parla del mondo al giorno d'oggi in maniera completamente distaccata, fa un'analisi della società e di come la nostra società, grazie alla tecnologia, è arrivata dove siamo adesso. Come avrà fatto questa copertina a convincermi a spendere i miei 18 euro per fare questo acquisto? Allora, la conclusione è triplice. Prima di tutto, si tratta di una copertina estremamente semplice. Il nostro cervello, se si trova a dover elaborare troppe informazioni, viene messo alle strette in una vetrina piena di libri, le informazioni da elaborare passando così o anche osservandola per pochi minuti sono decisamente molte, sono decisamente troppe, per cui questo ha di sicuro aiutato. Poi si tratta di parlare dei colori. I colori sono tre, c'è il nero, il bianco e il rosso. Questo terzetto di colori è piuttosto primordiale, piuttosto antico. Viene utilizzato ad esempio moltissimo nelle fiabe della Disney. Prendiamo Biancaneve, la strega vestita di nero e la mela rossa, oppure Cappuccetto Rosso, che porta la torta, il burro, cosa portava la nonna che era vestita di nero. Gli esempi, il corvo che tira il formaggio alla volpe rossa. E passiamo quindi al terzo punto che è, l'immagine di copertina vera e propria. È un libro che parla di tecnologia, di internet, di videogame, di social network. Cosa avrebbe potuto esserci sulla copertina? Poteva esserci un ragazzo che digitava sulla tessera di un computer, qualcuno che usava lo smartphone, qualche icona di social network, un videogame tipo Space Invaders sarebbe stato perfetto, no? Bianco su sfondo nero, anche lo schema dei colori sarebbe stato rispettato. Ed è proprio questo il punto, che la copertina non parla di ciò che c'è dentro, ma piuttosto del perché, offre una visione d'insieme, offre una visione, molto semplicemente. Ci rende osservatori della Terra dall'esterno, da molto lontano, tra l'altro, con un certo distacco, che tra l'altro è il distacco con cui Alessandro Baricco racconta la nostra storia più recente. E cerca di analizzarla, non offre mai un giudizio personale sulla situazione attuale, su come ci siamo arrivati, su come utilizziamo gli strumenti tipo lo smartphone o il computer oggigiorno. No, non offre mai un giudizio personale, è una visione molto distaccata e fa un po' sognare anche perché
le persone che credono, che hanno un certo ottimismo nel futuro, trovo, perché una visione del genere la si può avere dallo spazio, insomma, avendo ottenuto un progresso tecnologico sufficiente da permetterci di uscire dalla Terra noi, come privati sognatori, e osservare il nostro pianeta dal di fuori. Questa copertina descrive un libro non raccontando quello che c'è dentro al libro, ma offrendo una visione. E questo cosa ci dice? Ci dice che nel raccontare il nostro prodotto, il nostro servizio, non sempre è necessario dire cosa facciamo, non sempre è necessario dire come lo facciamo, perché il perché è molto semplice. Parlando di cosa facciamo, di sicuro non siamo gli unici a offrire un servizio o un certo prodotto. Come lo facciamo? Di sicuro non siamo gli unici a mettercela tutta, a cercare sempre la qualità, a cercare di offrire il miglior servizio, a cercare di fare in modo che il nostro prodotto non abbia difetti e corrisponda alla descrizione che offriamo. Quello che ci distingue dagli altri è perché facciamo una cosa. Perché Alessandro Baricco ha scritto questo libro? Non per raccontare la storia, perché di libri di storia ce n'è pieno, ma probabilmente per offrire al lettore una certa visione delle cose, o meglio, un punto di osservazione distaccato. Io, quando parlate della vostra marca, del vostro prodotto, raccontate soprattutto perché voi state facendo quello che fate.